Ha interpretato ad oggi 118 film. Ha lavorato tra l'altro con dei mostri sacri, da Totò a Vittorio De Sica, da Edoardo De Filippo fino anche a Ingrid Bergman. Subito dopo la sigla faccio gli auguri a Carlo Croccolo che oggi compie 92 anni. Carlo Croccolo nasce a Napoli il 9 aprile del 1927. La sua ambizione più grande, il suo più grande desiderio sin da giovanissimo era quello di fare l'attore, di essere insomma un grande protagonista del mondo dello spettacolo. E così inizia la sua carriera davvero da giovanissimo. Pensate, ha appena 22-23 anni e già partecipa a programmi radio, commedie radiofoniche, ma non solo, perché già giovanissimo è a teatro con la regia di Mario Soldati e soprattutto al cinema, visto che fino ad oggi ha comunque partecipato a ben 118 film. Uno dei suoi primi lavori la dice davvero tutta su Carlo Croccolo. Il titolo è emblematico: Don Ciccillo si gode il sole. Ma lui non si limita soltanto a partecipare a programmi radiofonici, a fare teatro, a fare cinema, anche se inizialmente sono davvero piccolissimi ruoli. Fa soprattutto e bene il doppiatore. È lui infatti che sostituisce Alberto Sordi nel doppiare Oliver Hardy nella celebre coppia Stanlio ed Ollio. Tra l'altro arriverà persino a doppiare entrambi i comici, come per esempio nella comica L'eredità oppure in Tempo di picnic, due gioielli davvero del duo comico più famoso del mondo. Tra l'altro, a partire dal 1957, per i problemi alla vista di Totò, fu lui a doppiare in più di un'occasione, quando si trattava soprattutto di non poter registrare il suono in presa diretta, il celebre principe De Curtis, anche perché era il solo ad essere autorizzato a doppiarlo. E tra l'altro con Totò, questa è davvero una curiosità, una chicca che pochi conoscono, scrisse una sceneggiatura, quindi a quattro mani, Carlo Croccolo e Totò nel 1964, una sceneggiatura che però non diventerà mai un film. Il titolo era Fidanzamento all'italiana. Pensate comunque che Carlo Croccolo ha doppiato anche Vittorio De Sica in una scena finale nel film I due marescialli. Inizia oltre alla radio, il cinema, abbiamo visto il doppiaggio, il teatro, a fare anche televisione. Così partecipa nel 1956, anche se con una piccolissima parte, allo sceneggiato televisivo L'alfiere. Ma non solo, in televisione sarà anche presente nel programma Il musichiere. Ad ogni modo è con il cinema che Carlo Croccolo diventa piano piano famoso, piano piano il suo nome comincia a far breccia praticamente all'interno dello star system italiano. Partecipa al film con Totò 47 Il morto che parla, Miseria e nobiltà, Totò lascia o raddoppia, ed ancora il famosissimo Signori si nasce, tutti con Totò ovviamente. E tra l'altro recita anche al cinema con i due fratelli De Filippo. Con Edoardo De Filippo lavora nel film Ragazze da marito e con Peppino De Filippo lavora invece nel film Non è vero, ma ci credo. Passa qualche anno e i suoi ruoli cominciano ad essere sempre più importanti, così lo vediamo infatti nel film di Vittorio De Sica Ieri, oggi e domani. E poi lavora anche con Ingrid Bergman, come dicevo all'inizio, nel film Una Rolls-Royce gialla. Siamo ormai praticamente sul finire degli anni 60, agli inizi degli anni 70. Il genere che va davvero di moda in quegli anni è sicuramente il genere western, soprattutto il western all'italiana. E lui firma tra l'altro
dirigendoli personalmente, anche se sotto lo pseudonimo Lucky Moore, ben due film, Una pistola per 100 croci e Black Killer. Saranno comunque gli unici due film che girerà da regista e, tra l'altro, come ho detto, li firma con uno pseudonimo. Ormai siamo praticamente negli anni 80 e sono gli anni della sua consacrazione. Sono gli anni che lo vedono anche in ruoli molto importanti, in film davvero importanti per la storia del cinema italiano. E così è presente nel film Mi manda Picone di Nanni Loi del 1983, oppure per esempio nei Il camorrista di Giuseppe Tornatore del 1986. A quel punto c'è il film che lo consacra come attore italiano e il film è O Re di Luigi Magni. Con la sua interpretazione vincerà il David di Donatello e il Ciak d'Oro come migliore attore non protagonista. Il film racconta la storia del re Borbone Francesco II che, lasciata Napoli e rifugiatosi successivamente a Gaeta, andando via anche da Gaeta, è praticamente presente a Roma con la moglie e lui praticamente ha tantissimi rimorsi, rimpianti per non aver difeso il suo regno, soprattutto ha tanta nostalgia di Napoli, un film quindi da vedere per l'interpretazione davvero magistrale di Carlo Croccolo. Con l'interpretazione nel film O Re davvero inizia ad essere richiestissimo anche a teatro e infatti interpreta tre importanti testi teatrali. Innanzitutto La grande magia di Edoardo De Filippo, messa in scena da Giorgio Strehler al fianco del grande appunto Edoardo. E poi è presente nelle commedie le più famose di Garinei e Giovannini, Rinaldo in campo e Aggiungi un posto a tavola. Continua comunque poi la sua carriera cinematografica, siamo ormai arrivati agli anni 90, tanti film interpretati da Carlo Croccolo, ne segnalo giusto qualcuno perché tra i più famosi, quelli che più hanno avuto successo al botteghino, Il nome del popolo sovrano, sempre di Magni, del 1990, L'avaro di Tonino Cervi, sempre del 90, ed ancora Uomini, 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 con la regia di Christian De Sica, invece del 1995. Ed ancora nel film davvero re degli incassi al botteghino, con la regia di Aldo Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba. Tra l'altro Carlo Croccolo partecipa anche al discusso film di Pasquale Squitieri, Li chiamarono briganti, un film davvero da riscoprire. È il 1999, 20 anni fa. Uno degli ultimi film a cui ha partecipato, tra l'altro, Carlo Croccolo e che ha avuto un grande successo è stato con la regia di Vincenzo Salemme nel 2005 con Cose da pazzi. Infine altre interpretazioni davvero da segnalare, da sottolineare sono la partecipazione alla fiction televisiva con il personaggio del pescatore Totonno nel 2006, nel 2008, nel 2010 con il titolo Capri. E quindi ancora auguri a Carlo Croccolo e anche se, come lo dice lui, non potrà mai dirlo nessuno, buon 92esimo compleanno, bellezza mia. A domani.